noi ci siamo sentiti dire che tanto la squadra andava male, quindi non valeva la pena intervenire. Doppio errore. Primo, la squadra andava male anche perché lo stadio era in quelle condizioni, perché chiunque abbia studiato un po' di dinamiche sociali, sportive ed economiche sa benissimo che l'impianto è propositivo per poi fare andare bene le cose anche da un punto di vista tecnico, ed è un mezzo miracolo che alla fine, dopo tutte le traversie societarie, sia arrivata una proprietà della squadra che invece ha investito e sta lavorando benissimo nonostante le condizioni ambientali. Secondo, ma che modo di ragionare è? E allora se adesso la gente va meno a messa di un tempo, noi mandiamo in vacca Sant'Andrea? No, beh, ci costruiamo sopra uno stadio, no, eventualmente. È una cosa il Sant'Andrea di Mantova. completamente senza senso.